bellezza di Giunone, madame, è pressoché niente in confronto a voi. Perdonate, madame, ma voi non siete il reverendo Joe? Ehi là, ma quello è il reverendo Sammy in persona. Reverendi, un attimo solo, reverendi. Un'intervista volante per il Kansas City Daily News. Ma perché tanta fretta? Noi due abbiamo una santa missione da compiere, non è vero? Dato che il fiuto per l'oro ce l'ho io, diciamo due parti a me e una a te. Si trova nella cassaforte del governatore. La cassaforte del governatore? Hai detto niente. Mi dicono che siete due missionari di enorme valore. Sa, detto tonaca, $15,000 d'Italia. Joe, detto il timido, $7,000 d'Italia, e non sbaglio. Ancora una domanda. Ovviamente spogliati delle più meschine ingordigie umane, vi dedicate solo ad amare il prossimo, immagino. E dite, reverendo Joe, è vero che vi furono elargite sublimi visioni? E voi, reverendo Sam, con la mano armata della grazia, viaggiate il mondo per riportare le anime perdute al Signore? Scusate, questa è la seconda. Ma insomma, si può sapere che classe è? Vietata ai minori. Bene, al muro. A puntat fuoco! Raccontano che intorno a voi zampilli sempre cristallina la viva fede. E che voi, reverendo Sam, siate addirittura in odore di santità. Io domani, San Teodosio, non lo faccio. Dite, reverendi, è vero che passate la vita a mani alzate per benedire? Nel nome del padre, della madre, del figliolo... Della madre. Così sia. Vivete quindi per debellare il peccato anche ove sotto sotto più bruciano le fiamme dell'inferno? Per diventare presidente bisogna un po' soffrire, eh? Altro che figlia di una di quelle! Era le notte, era le notte. Oh, ecco i reverendi, bravi, bravi, avete distrutto mezzo quartier generale, siete degni della rivoluzione. Signore, mandami un angelo che mi illumini, signore, due. Reverendi, un attimo solo, reverendi, ancora una... Buoni, scusate, reverendi, le anime, calma, le anime, ma l'animaccia vostra è di chi vi si... Sei assolto, figliuolo.